Ehi Anto, pensavo fosse l'inizio di un freestyle. Vai Jack, butta qualche riga. Ok Anto, ci siamo, eh? Chissà cosa dirà YouTube della nostra performance. Comunque prima YouTube c'ero soltanto io sdraiato e sono stato prontamente tolto. Grazie. Ma Jack, non capisco. Sentito? Grazie.
Oi Gabri. Gabri. Sì? Oh, ma se noi su Zoom siamo mutati, cioè abbiamo l'audio disattivato, su YouTube si sente quello che diciamo? No, no. Mi dico la regia, no. Ok, quindi solo sente solo quando siamo con il microfono acceso. A posto. Sì, sì. Una replica esatta di Zoom. Ciao Emma. Come va? Salutate anche il popolo di YouTube, per favore. Ciao YouTube, siamo live, we are on air. Io mi spavento che... Vabbè, vado col computer, vado col cellulare, dai, su YouTube. Non capito. No, non vorrei sovraccaricare il computer. I'm in English, please. Sorry. I don't want to sovraccaric the Wi-Fi, so I'm connecting in YouTube. Penso che l'ho detto. Ma mi piace un gran questo sfondo, cioè sto perdendo. Ma su YouTube è super in ritardo comunque. Meglio. Sì, circa 30 secondi. Sì, sì, quindi 15 secondi.
Hello, everybody. Can you hear me? Okay, fine. So, good evening. I am Emanuela, and I will be the moderator for today. As some of you already know, this is our second best talk, and with our guest, we are going to deepen the e-mobility world. Are you excited for today? Okay, fine, very good. Let's start then.
First of all, I would like to introduce you one of your of the project manager of this event, Daniele Antocci. Good evening, everyone, and thank you for being here today. I'm Daniele Antocci, the project manager of Best Talks. These two conferences where we will discover how groups of engineers in important companies are doing to make our society sustainable. It's really a great emotion to speak in front of you all. If you're here today, you probably already know more or less what climate change is and how we engineers can work to make our society sustainable. But as a simple student, I had and I have the possibility to do something more than in the standard university life, thanks to BEST. In BEST, our association, every student has the opportunity to develop himself, organizing innovative events in a safe place where everyone is there to train you and transfer to you their knowledge. You can take a project in your hand and become a project manager. You have the opportunity to work in a team of students and meet a lot of new people and have fun while doing it. And this is what I've learned in these years with BEST. The best way to become friends and grow and learn from each other is sharing the same goals. Speaking of BEST Talks, we members of BEST believe in action. We desire a sustainable future for our society, but now we want to know how and where we can make this future because we are engineers. And in organizing these conferences, our commitment has focused on making students listen to the experience of engineers that are now in action, who now work in realities projected to change our life in one more attractive, advantageous, and sustainable. As a student, these conferences have been specially designed for students. BEST Talk reflect the dynamics of a student who will change a reality that is his territory or larger. For this reason, the speakers of BEST Talks are a professor of our university, the reality in which we live now, and that is training us for the world of work, and a company of our territory based in Piedmont that held the last meeting, and a multinational company. Me and other guys tried to organize all these, and now I want to thank them. I want to thank the board of BEST for the support, for giving me their experience, and for the laughs together. Also, I want to thank all the members of our BEST group for their support. So, as I said before, every BEST event has a team of students behind it. So I want to thank the people of our core team. They were energetic and determined. You all cooperated to make this event come true, and you should be proud of yourself. Thanks to their work, today we have a company leader of e-mobility and an important professor of Politecnico Torino. Now, good listening, and here's Emanuela, the moderator of this conference. Thank you, Daniele. And our first guest is Professor Radu Bojoi, and he is a PhD and IEEE fellow. He is a professor in power converters, electrical machines, and drives. He is a co-editor in chief for the IEEE transactions or industrial electronics, and he is a chairman at Power Electronics Innovation Center. So thank you, Professor, and I leave the stage to you. Thank you very much, Manuela, for your kind introduction. So I was asked by the organizers to present to you something related to e-mobility. I will share my screen.
now. So my outline is the definition of immobility. And then I will start with the new paradigm of immobility, which is mostly related to vehicles. Then I will try to show you something that we don't see when we notice a nice car on the road. So I thought that it would be interesting, at least for many of you, to take a look on what is happening under the hood. So which are the elements, which are the interactions, which is the work that is behind the powertrain of a vehicle. Then I will talk about the multidisciplinary research at Politecnico di Torino with focus on the Polito Interdepartmental Centers and with a specific focus on the Power Electronics Innovation Center that I lead, I will show you some contributions to the immobility. So for me, the electromobility, so the short-term immobility, is a term which means the development of what? Of electric power drivetrains designed to shift a vehicle away from the use of fossil fuels and carbon gas emissions with the purpose to reduce the pollution. So when we talk about immobility, we talk about what? Battery-powered electrical vehicles, and the acronym is BEV. Hydrogen fuel cell-powered electrical vehicles, so HYEV. Hybrid electrical vehicles, with the acronym HEV. So the general term for me is XEV, where X means B, H, Y, H, all right? So battery-powered, hydrogen fuel cell powered, and hybrid. Of course, we can talk about light, ultralight electrical vehicles like electrical bikes, they're very popular, electrical scooters, they're popular as well, and hoverboards. And of course, since the battery today plays an important role, we talk about battery charges and the related infrastructure to the grid. So in this picture, we can see on the left some battery chargers. So this is a off-board charger. This is a wall box. Their nature is different. I will try to explain it later. Then on the top, on the bottom left, we can see some popular battery-powered electrical vehicles with the Chevrolet Bolt, Renault Zoe, Nissan Leaf, of course, the Fiat 500 electrical, the BMW i3, and of course, the Tesla. So we, all of us, we dream of Tesla. It's a nice car. Then light EVs like scooters and bikes. And then on the right, we can see two models of hybrid vehicles, Toyota CHR, the Honda Accord, and then two vehicles using hydrogen propulsion, so the Honda Mirai and the Hyundai Nexo. All right. And in this area, we can see a bus used by Udine City Hall, if I'm not mistaken. So when you hear about hydrogen, please consider that we still talk about an electrical vehicle, but instead of using a battery, we use hydrogen and the fuel cell, all right? We need to be very careful. So the e-mobility actually belongs to a more generic concept of transportation electrification. And that means that we use an electric motor fed by power electronics for all or for part of the motive power of the vehicles. So as mentioned before, we talk about XEVs, but not only, we talk about more electric aircraft, we talk about ship propulsion, and of course, trains. So I can mention that the trains today are already using a consolidated technology, so I will not talk about trains today. At the end,
If we can see, we talk about immobility on land, on in the air, and on water. So actually the concept of immobility can be extended to 3D, land, air, water. Let's spend two words regarding the more electric aircrafts. So the electrification means the replacement of hydraulic actuators with electrical actuators fed by power electronics. And we talk also about starter alternators, electrical anti-ice systems, or electrical driven distributed hydraulics for primary flight control. All right, so we still keep hydraulic actuators for the flaps, for example, but the systems are distributed and we use pumps, of course, driven by motors. So on the conventional aircraft, which is on the left, we have the conventional system with a lot of hydraulics, but on the more electric aircraft, the generators that are in the turbine can also start the turbine. In the past, they were not able to. We talk about electrical actuation from for the flight controls, new auxiliary power unit, and as you can see, this block is a limited rat. It has nothing to do with those small animals. Rat means ram air turbine. It's a generator that generates energy during the flight. So the idea is to make the aircraft lighter and more efficient. Regarding the electrical ship, the electrification means distributed hybrid diesel electric propulsion. So instead of having a big main diesel engine driving a propeller, we have more propellers. They are driven by propulsion electrical motors, and the energy is produced by a combination between diesel generators and diesel motors and electrical generators. So actually, we have an electrical power station and then the power distributed along the ship. So in this case, this distributed propulsion is more flexible. In this picture, we can see a tanker, and this tanker has an electrical propulsion. But my focus is on the vehicles, actually, and the vehicle of the future will be electrified, autonomous, shared, and connected. And I will focus on this part. So I'll focus more on the powertrain because this is my field. So it also nice to talk about autonomous driving, the sharing of the vehicles, and of course, how the vehicles can be connected with the cloud. So, but I'm more related to the power. So therefore, I want to tell you that the new mobility paradigm actually includes these three terms: electrical or electrified, autonomous, shared, and connected. And when we talk about an electrified vehicle, we talk about batteries, but not only. We talk about hydrogen fuel cells, we talk about electrical motors, we talk about inverters, we talk about power electronics in general. And on the right, we can see the efforts that are done today in the field of electrification. So the conventional vehicles are, let's say, subjected to CO2 reduction, but unfortunately the CO2 reduction has an asymptotic limit, and the CO2 reduction is related to an evolution. So we try to make the internal combustion engines more efficient with less emissions, but anyway, at the end, we will reach a limit, so we cannot go further. So the electrification, the urban mobility, and the new energy actually gives us a different slope of the technological efforts, and this is a revolution, all right? And we are here in 2021, so we expect a big step in the next 10 years.
And this revolution is related to what I was talking about before. So let's take a look what happens under the hood. And I will start with the battery-powered electrical vehicle. So we deal with pure electrical propulsion with electrical motors. And of course, we talk about a large traction high voltage battery. So the traction battery, we can see it here, is the electrical source. So the voltage is between 400 and 800 volts. We do have also a small auxiliary battery, which is the traditional one that is used on the conventional vehicles. Of course, for the battery powered electrical vehicles, the battery is bulky because we need autonomy. So if we want big autonomy, we need a bulky traction battery, unfortunately. All right. Then the battery actually supplies what the power electronics or the power converters, represented by traction inverter, an onboard charger, or OBC, and the DC-DC converter. So the traction inverter actually supplies the electrical motor. So this is the power conversion. And the electrical motor through the transmission actually provides the power to the wheels through the differential. And let's say, rest of the power electronics is used to transfer power between the traction battery and auxiliary battery. This is the DC-DC converter and the onboard charger, which can be connected to the outside world to charge the battery from an outside power source, typically AC or DC. But I will talk later about the chargers. Of course, on a vehicle, we have other systems related to the powertrain, like the cooling systems, heat sinks, pumps, cables, and connectors. The installed power of a powertrain is around 100 kilowatt. Here we can see the Nissan solution. So the electrical motor maximum output power is 160 kilowatt. The battery capacity is 62 kilowatt hours. So this is a big battery. This is the battery pack. All right, so the battery pack consists of many modules. And the battery pack is connected with the inverter. This is the inverter. And as you can see, the inverter is mounted on the top of the electrical motor, and the electrical motor has a reduction gear. So we don't have a gearbox. We don't have many shifts as happens on the conventional vehicle. So it's like having one shift, all right? And why? Because the control of the motor actually does not need this. So the vehicle is simplified with respect to a conventional one. On the top of the inverter, we can see the onboard charger, which is actually the bulkiest part in this structure. All right. This is a Nissan Leaf, and here we can see how this Nissan Leaf is connected to an off-board battery charge. Let's take a look on what is happening on a hydrogen electrical vehicle. So we still have pure electrical propulsion with electrical motors, but the main electrical source is a hydrogen tank, which supplies a fuel cell stack. Please consider that the fuel cell is a system. So it has auxiliary elements like humidifier, pumps, compressor. All right, so it's an entire system. All right, and the fuel cell stack actually does what? Transforms the chemical energy from the hydrogen and oxygen to produce electrical energy. So the fuel cell stack actually replaces the traction battery, all right, with respect to the previous vehicle, and the fuel cell stack actually supplies the inverter
In practice, we need two converters here because the output of the fuel cell stack is at a voltage that is not compatible to the voltage that is usually needed. So we need a traction DC-DC converter. So one is for the fuel cell stack. The other one is the interface to the auxiliary battery. So the electromechanical conversion actually with the electrical motor and the mechanical transmission is the same as for a battery powered electrical vehicle. All right. This is the Toyota Mirai solution. The fuel cell stack has a maximum power of 114 kilowatt. The fuel cell stack is here. This is the, we have two hydrogen storage tanks. The hydrogen is stored at high pressure. We still need a battery. But of course, the battery is not as big as the one needed by a battery powered electrical vehicle. So why do we need a battery? Because the fuel cell stack allows only unidirectional power flow. So if we want regenerative braking, we cannot do it with the fuel cell stack. We need to store energy in the battery. And moreover, the battery that is still needed allows the startup of the fuel cell stack. So without it, we cannot start the vehicle. All right, but the amount of battery on a hydrogen electrical vehicle, of course, is not as big as for a battery-powered electrical vehicle. Finally, here we can see a hybrid electrical vehicle. So this is actually the more complicated vehicle because we have a mixed propulsion, internal combustion engine, and electrical machines, but an electrical motor is connected to the wheels. This happens with a solution called full hybrid, which is the most complicated one. It is the solution used by the Toyota, by the way. So here we actually put together the action of an internal combustion engine, and we use two traction inverters, two electrical machines, a complex transmission, and at any moment, the operating point of the internal combustion engine is selected in such a way to reduce the consumption and the emissions. And the results are extremely good because this vehicle is very competitive in town for urban areas. It's not a, let's say, strange that a lot of taxis are using the hybrid vehicles because the fuel consumption is extremely low with respect to an internal combustion engine powered vehicle. All right. So the battery here is the smallest among the other vehicles. So we can have a small battery, but recently we can see that you can find on the market the so-called plug-in hybrid solutions. So these vehicles can use only the battery for the propulsion, though, so they turn off the internal combustion engine. But if you want more autonomy, of course, you need more battery, all right? So depends on the vehicle. We have more or less electrical autonomy according to the battery size. For me, this solution is the most interesting one, is the most complicated one, and for this reason, Toyota needed about 25 years to develop it very, very well. Now, if we analyze these three vehicles, we can see that we have a blend of many technologies, because if we talk about energy sources, we talk about batteries, fuel cells. If we talk about power electronics, we talk about inverters, DC-DC converters, chargers. If we talk about electromechanical conversion, we talk about electrical motors, transmission, integration, because we need to put together all these elements. We talk about electromagnetic interference because the power electronics actually creates
electromagnetic pollution. Then we talk about safety analysis and risk assessment, reliability, embedded control, cooling. So if someone wants to work in such a field, in this case, please be prepared to enter in a multidisciplinary research or environment. So you cannot tackle such a system without a multidisciplinary approach. And the polytechnical method for this is done with the interdepartmental research centers. All right, so the idea is to put together researchers with different background that can work together. And this happens also in the companies. So if you work in a company dealing with this field, you will sit at a table with other engineers and you need to talk about all these things and you need to be prepared. All right. So the Polytechnical Interdepartmental Centers are represented here, but those with key activities on electrical mobility are three, in my opinion. Energy Center Lab, Center for Automotive Research and Sustainable Mobility, and Power Electronics and Innovation Center. So I'm the chairman of this interdepartmental center. So therefore, I will try to explain who we are as Power Electronics Innovation Center. It's a research group consisted of researchers belonging to five different polytechnical departments. And we try to cover all the cultural areas that are related to power electronics. So here you can see the five departments of Polytechnical and the topics that we cover. All right, so all these topics must be put together in order to work on e-mobility. So embedded control, thermal analysis, power electronics, electrical machines, mechatronics, solid state physics, integration, and so on. Actually, it is difficult to put them together in a nice picture. So what we want is to cover the innovation from wafer, which is actually the starting point for semiconductors, and finishing with the actuators. So we finish at the motor shaft if we want, all right? And we try to cover as much as possible, of course. So we try to cover the actuators, the power converters, the power modules, but not only the integration embedded control. So all these things that I already discussed about, all right? So we work not only on e-mobility, but also on energy and on industrial systems, which is our contribution to e-mobility. So having in mind what I told you regarding the revolution, so the electrification, urban e-mobility, and the new energy, so we design electrical machines, gearbox, and their integration. We design power electronics. We design onboard chargers. We work with motor drives, chargers, converters, and conductive chargers, wireless chargers, and we start working also to vehicle-to-grid interactions. So we have many contracts with private companies. In this case, you are forced to sign non-disclosure agreements. So today I will not be able to show you all the things that we are working on, but some things. And we have also European funding and internal research, but we work a lot with companies. Now, let's talk a little bit about technologies and challenges. So, if we talk about batteries, the today's technology is lithium-ion with liquid electrolyte. So it is true that the price is going down. It is true that the energy density is going up. All right. From our partners, in the future, the next technological level is represented by the so-called solid-state battery. So it's a battery without
liquid electrolyte, but batteries using solid electrolyte. So the idea is to approach 1,000 kilometers of EV range for battery-powered vehicles. And in this case, for a solid-state battery, the reliability is higher, of course, because we have no liquids, less risk of fire, no need for cooling. The cost is still high, but please consider that if we take a look on the battery packs price for the normal lithium-ion batteries, it was $200 per kilowatt in 2018, less than $100 per kilowatt before 2024. So the price is going down if the request is higher. Talking about the electrical motors. So today we have two main solutions, and the motors that are used are three-phase AC machines. So we have permanent magnet machines, so or internal permanent magnet synchronous motors. The second type is the induction motor. So the two types are shown in this slide. So I prefer to show you two solutions that are employed by General Motors. I cannot show you motors that we are currently designing because, as I told you, we need to respect the non-disclosure agreements. And these pictures have been done by myself during exhibitions, just to give you an idea how the motors look like. But of course, this is the rotor, this is the stator, but the motor is inside a big power train, so it must be integrated with the power electronics. Which are the challenges? Cost reduction. We want to reduce the magnet content or to use low-cost magnets. We want more efficiency, so efficiency is extremely important. So eventually we can use different motor configurations to improve the efficiency for the entire speed range. And regarding motors, we work on new torque control solutions. Regarding the power electronics, inverter and onboard charger, so we use two-level, three-phase inverter. So this is a schematic some of you are not familiar with, but this is typically the solutions that are employed today. All right, so this is the inverter on a real powertrain. And what is more important here is to talk about the input voltage levels from the battery, from 350 volts to 400 volts DC, and the power density is around 30 kilowatt per liter. All right, so we want all the time to make things smaller. I don't know why, but this is what we want all the time. All right, now, so the inverter is like a box having a controller. We measure electrical quantities like currents, input DC voltage, rotor position of the motor, and the controller gets a torque command because the motor is a torque generator. And the algorithm that is implemented on the controller, which is inside this box, is a torque control. Now, I wanted to emphasize here two elements, the DC link. This is a symbol of a capacitor, but actually it's a block, and the EMI filter. It is something that sometimes we forget. So this inverter produces interferences to everything that is fed from the battery. And here we can see the onboard charger, which is fed from the grid, and it's an AC-DC converter. Why? Because the grid is AC and we need to charge the battery directly without going through the inverter. And the onboard charger is here. As you can see, the onboard charger is bigger respect to the inverter. Challenges. The input voltage should increase to 800 volts. And the question is why? Well, there are two reasons. The first reason is the power that is increasing. So if we increase the voltage, the current
provided by the battery decreases. And another thing is related to the charging, because if we increase the voltage and if the charging current is limited, no, we increase the charging power. And if we increase the charging power, the charging time will be reduced. Then other challenges, the introduction of new devices. These devices are called wide band gap devices with two technologies, silicon carbide and gallium nitride. Of course, I don't want to annoy you with the details, but these are new devices that allows us to get higher power density levels, above 50 kilowatt per liter. And with respect to this topology, which is rather simple, other challenges are to use more complicated topologies, but these topologies bring benefits on the efficiency. So we reduce the motor losses, so the entire powertrain will be more efficient. Now, regarding the battery chargers, I want to list very quickly their, let's say, modes of operation or modes of charging. So we have conductive chargers. So we use a cable between an external source and the vehicle, all right. Then we have the wireless chargers. It means that no cables, but we still need power electronics. So actually we transfer the energy using a transformer operation. And of course, the last one, which is battery swapping. So actually there is a charger somewhere, but the battery is charged by someone else. So this is the classical battery swapping for an electrical scooter. It's easier to do. So for scooters, it will be very simple. For the vehicles, there are studies on battery swapping. Probably in the future, it will be an option, but today it's pretty complicated because the battery is part of the body of the vehicle and is not easy to unmount it. So if you want to mount the battery, we need to mount the vehicle. So today is rather difficult, but tomorrow, who knows? Now, we have two types of conductive chargers. So we have, of course, the onboard charger. I already talked about it. And this onboard charger is fed in AC from an AC charging station, which must be outside, all right? Or we can go directly on the battery. So we move the charger outside and we will get an offboard charger, but the typically this is called DC charging station. So if we talk about AC charging stations, all right, these are intelligent dedicated AC supply points for our onboard charger. We include here also what we call the wall box, as in this picture, for domestic use. So here we can see an AC charging station as a structure. We have a charger controller, energy measurement, breaker and protection, of course, communication controller for billing, typically using the cell phone. For the DC charging stations, we can increase the power because here we are limited on board. You already saw that the onboard charger is big, all right? This solution has about 40 kilowatt, all right? So we cannot increase too much the power here because the system becomes really, really bulky. So if we move outside, we can get higher power levels. And if we get higher power levels, no, we will reduce the charging time because if we have a big battery, we don't want to spend more than 15, 20 minutes, all right? But this means increased charging power. So this is a traditional configuration.
All right, so we have two conversion stages, and the maximum power it's 350 kilowatt for one charging station. Or we can integrate energy storage, all right, and we take from the grid much less power. And by the way, if we integrate energy storage in such a charging station, we can use batteries from vehicles. It's like a second life. So it could be an interesting use. Which are the limits for the conductive charges? The current, it's as simple as that. For onboard charges, the maximum current that we can take from the grid is 150 amperes RMS value. It means that we limit the power at 100 kilowatt. But as I told you before, we barely go above 50 kilowatt for onboard charges. Typically, we have 22 kilowatt. For offboard charges, the maximum current is 350 amperes. So for 1000 volts battery, but actually we have 800, it's the maximum power, maximum limit is 350 kilowatts. So in this picture, you can see several connectors for the conductive charging. There are several, let's say, styles, the Tesla, the CHAdeMO, the CCS combo, and all these connectors, they have a current limit, no way. And you will recognize all these connectors on any vehicle that has the possibility to be charged from the grid. Finally, if we don't want cables, the only solution is to use wireless power transfer. So no cables at all. So we have a transformer principle of operation. So we have a transmitting coil somewhere, which is fed by power electronics. Actually, is fed at high frequency between 80 and 100 kilohertz. And on the vehicle, we have a receiving coil and other power converters that are charging the battery. All right. And we have two options. Static charging. Here in this slide, you can see a commercially available solution promoted by BMW. You can see the power is limited because can be used at home and can be fed by a wall box. All right. Or we can use dynamic charging. So the coils are on the track, on the street, and the vehicle is charging while it is moving. These are images from a project of my colleagues from Politecnico di Torino. All right. Now, in my opinion, the trends today are to move outside the vehicle, the chargers, and the charging should be DC to DC, all right, because the battery is DC. And if we have an AC supply, then another AC-DC converter, that means the efficiency will be lower and the system is bulky. Now, the challenge is the invisible battery charging point, because we cannot fill our cities with the charging stations, correct? So how we can do the charging without seeing the charging stations? Another solution is to use wireless charging, but it is more expensive, or to concentrate the charging points in a charging hub. So it's a big service with a large amount of power and energy to manage. And this can be done at supermarket, and energy can be for free, all right? Now, I don't know how much time I have. I will try to show you some solutions developed by the Power Electronics Innovation Center. As example, silicon carbide inverter, high efficiency and high power density for rated input voltage 800 volts, rated power 400 kilowatt
4.5 liters, so the power density approaches 100 kilowatt per liter, which is a big value. Our client is from China. The efficiency is above 98%, and we are working on a TRL-9 prototype. So it's something that can be mounted on the vehicle. So in order to make a connection with this picture, all right, so with the power modules, this link in my filter, I introduced some pictures here. So here we have the power modules. We don't see them, but they are here. Water cooling. This is the DC link, and this is the EMI filter. Everything mounted inside this box, and we use liquid cooling. Current sensing here, and this is the connector for the motor position sensing. And this inverter should be mounted above the electrical machine. Here we can see a small 3.3 kilowatt onboard charger. So the client is Vishay Semiconductors Italy. So we produce a prototype for an exhibition. This is another prototype for 100 kilowatt static wireless power transfer charger. So in this case, charges for big buses. All right. And we can connect this charger to the tramway DC grid. All right, so in this case, the efficiency is improved because we don't use too many power conversion stages. This is an European project of my colleagues. Then we worked on big off-board chargers. The client is Vishay Semiconductors Italy. And we worked on the AC-DC stage and also DC-to-DC stage. Here we can see some results. These are the real input voltages. These are the input currents. This is another AC-to-DC stage for a 50 kilowatt off-board charger, but this stage is bidirectional. All right, so we can charge the battery, but we can also get power from the battery and to push it back to the grid. Now, I reached my conclusions. I hope that my presentation was not too long. So what we can say, the vehicle of the future will be electrical, electrified, connected, and autonomous. There is no way. Independently of the power source, an inverter-fed AC motor will be connected to the wheels. All right. And the integration of the powertrain is extremely important. Power source is crucial, and we are working on that. And please remember, for such a product, the multidisciplinary approach is mandatory. In particular, the Power Electronics Innovation Center is involved in projects involving power conversion. And we work, as I mentioned, on inverters, electrical machines, chargers, integration. And we have a strong cooperation with the enterprises. So thank you very much for your attention. If you have questions, I will be happy to answer. I hope my presentation was not too technical, but we have to. Thank you. Thank you so much, Professor, for your great presentation. And I think we have some questions from in the public chat. Hang on a second, because I need to. Okay. All right. Okay. So first of all, there is a guy who is asking. Good evening, Professor. Yes. How can we distinguish the type of electric motors on the intended use? So I think here there is a confusion, because parallel series is a configuration of a hybrid vehicle, all right? So the type of electrical motor
does not depend on how they are used on the vehicle. All right. So the type of electrical motor typically is provided by the rotor. So we can, if we see magnets, it's a synchronous machine. And then depending on how the magnets are mounted, we have, I don't know, surface mount PM machines or internal permanent magnet machines and so on. I don't want to provide too many details, but typically the rotor provides us the machine type. Today, we still have the induction machines. So this is not a synchronous machine, all right? But many companies are trying to replace the induction machine with synchronous machines. Why? Because the induction machine is less efficient. At the beginning, Tesla was using an induction machine, but now they're using a permanent magnet synchronous machine. Okay, thank you. Another boy is asking, in your opinion, which are the future propulsion systems, BEV, HEV, fuel cell, or all of them? So in the next years, probably the best solution is the HEV, all right? Because the cost is affordable. And it is very good for urban areas, all right? And it's not the case why Toyota is selling a lot of vehicles and they have profit. They did not have profit in 10 years ago. So they are covering the cost with other vehicles. But today they are selling a lot of vehicles. But not only Toyota has a good full hybrid solution, but also General Motors and so on. So it's a tough question. Of course, the batteries are a bottleneck today, so because their energy density is only 300 watt per watt hour per kilogram. So apparently the fuel cells are, let's say, more interesting. However, in the next future, probably the fuel cells will be more used on big vehicles like buses, trucks, all right? And I think that the BEV will be intensively used. Of course, depends a lot on the infrastructure, because if you don't have the infrastructure to recharge the vehicle, what's the point to buy it? So if I had a garage and a wall box, probably I would use immediately a small BEV to use it in town. And outside, I would use a different car. So all the solutions will be used in the next 20 years. And of course, please consider that the internal combustion engine will still be interesting. So we will not drop it. So I don't know what will happen after 2030. So maybe we'll have a mix between the battery powered and fuel cell powered. Okay, thank you. And how the disposal of car batteries works? The disposal of car batteries. I'm afraid I don't understand very well the question. So, if the student is already here, maybe he can try to explain better his question, and maybe we can go on with others and then we go back again. So Simone is asking, do you see a problem in the widespread diffusion of EVs with peak power requests for recharge?
highway station on busy trip periods, for example, do you think the infrastructure will keep up with the high power requests in a sufficiently short time? Is any new technology involved in the development of the new infrastructure? Of course, the please see the difference between power and the energy. All right, so power, so I'm more, let's say, attracted by power, because the power gives us the size of a system, the price. The energy is something else. So if I have, let's say, a big power request in a short time, I need a lot of energy. All right, so the highway stations, they need big installed power, and they need a lot of energy, all right, in a short time, because there we cannot afford to spend time to recharge the vehicle. We need 20 minutes just to take a coffee and rest a little bit. Probably the it is better to use a slow charging whenever it is possible, so at home or during the work. So we go at work, you plug your vehicle, and in 8 hours or 9 hours, you can charge your vehicle without requesting a lot of energy from the system. But there is another issue here, because definitely with the exception of hybrid electrical vehicles, the other two are zero emission. But of course, if the energy that is needed to charge the battery is produced with emissions, we solve the problem only locally, but not globally. So it is mandatory to increase the energy production with renewables, 20%, 30%, all right? So of course, if you produce the energy only with coal, we don't solve the pollution globally, but we solve it only locally in Turin. For example, Turin is polluted. So having only electrical buses, it is a benefit. But of course, we need a different, for example, heating systems in Turin, because if we keep the heating system based on gas or old systems, the pollution will not improve. All right. So the infrastructure is crucial if we want to increase the spreading of the electrical vehicles. So the life cycle assessment. Emanuela. So there is. Okay. I will read. Good evening. How about the life cycle assessment of electrical vehicle compared to a combustion engine vehicle? Of course, it is something that need to be done. But I remind you that today's vehicles needed how many years? 8 years to be reliable and efficient with a consolidated life cycle. So the electrical vehicles, they have, I don't know, 5 years. So of course, time is needed. So everything, it depends on the request and how many people are involved in the life cycle. So it's something that is related to global action. All right, so not if only one country works on that, it is not enough. All the countries must align them together. There is another. Yes, there are other. Does charging power affect battery aging? Of course. So if we push the battery to the limit because we want to increase the charging current, in this case, the battery aging will suffer. And this is the reason why probably the solid state batteries should be better respect to today's battery. Last question. Considering the recent evolution of electric driven vehicles and all the other applications in your opinion, are full electric airplanes ever going to be a reality in the future?
Well, please consider that the aircrafts are produced by the most conservative world. So today we're talking about hybrid propulsion, not pure electrical propulsion, but the hybrid propulsion probably will be effective in 2050. So we need other 25 years to see it. So please consider that today, if we get an airplane, the technology is something that was developed 20, 25 years ago. So the aircrafts are belonging to a conservative world. So it's very complicated because, of course, battery is not a solution to fly, probably. And there is another question. Yes. And good evening, Professor. In your presentation, you define the future of mobility as shared. How do you think the car industry will align itself in this reality? Will this new paradigm of car ownership lead to difference in the way of designing cars? Well, of course, I belong to a different generation with respect to yours. And when I was young, I'm still young, but of course I pretend myself young. But when I was having your age, the dream was having a good car to show to the friends, of course, to the others, to take a ride. All right. Today, owning a car is not something that it is extremely important, at least with respect to the past. So the urban mobility maybe should be done in a clever way, and probably the future of this urban mobility will be done with shared cars. And actually this is already happening. But of course you need a specific behavior, you need a specific level of civilization and behavior, all right? So, this was the last question, I think, because yes. We are late and we have another guest then. So first of all, we would like to show you a short video of Best and then our second guest. All right. Thank you for the attention. Thank you so much, Professor. Adesso il nostro secondo ospite è Paolo Lino di Stellantis, è il Manufacturing Project Manager di Stellantis. Si è laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino, ha iniziato a lavorare in Fiat nel 1986
e ha ricoperto diversi ruoli, diverse posizioni all'interno dell'azienda, sia nel settore manifatturiero, sia nel settore tecnico, anche come direttore tecnico del brand Abarth. Prego, signor Ordino. Buonasera a tutti. Mi impegnerò una ventina di minuti per provare a raccontarvi in maniera molto discorsiva quello che è l'impatto della produzione di una vettura elettrica all'interno di uno stabilimento. Provo a condividere con voi la presentazione. Vediamo. Mi vedete? Purtroppo no, cioè non vediamo la webcam, però adesso vediamo la presentazione. C'è un attimo di ritardo, ma ora dovremmo esserci. Ora vedete la presentazione, spero? Sì, sì, sì. Ok. Allora, andiamo per gradi. Vetture elettriche. Io ho assistito agli ultimi minuti della presentazione precedente, ho visto che avete già avuto un'introduzione di quello che è il mondo dell'elettrificazione. Qui sono presenti i modelli del gruppo FCA che abbiamo lanciato nei diversi livelli di elettrificazione nell'arco del 2020. Poi, entrando nel gruppo Stellantis, la gamma si è ampliata ulteriormente. Si passa dalle ibride, alle vetture plug-in, alle vetture full electric, le BEV. Oggi vi voglio parlare dell'ultimo progetto di cui mi sono occupato, che è la 500 BEV, che stiamo producendo nello stabilimento di Mirafiori. Mirafiori è lo stabilimento storico della Fiat, ricopre 970.000 metri quadri di area ed impegna più di 2.000 persone tra operai ed impiegati. Ha una storia molto gloriosa, uno stabilimento che è nato nel 1939, nell'arco della sua storia ha prodotto più di 28 milioni di macchine, ha prodotto più di 28 milioni di macchine partendo dalla 500, dalla vecchia Topolino, arrivando alla nuova 500. In questo momento nello stabilimento di Mirafiori si sta producendo il Maserati Levante e si sta producendo la nuova 500. Vi volevo solo dare un cenno prima di entrare nel mondo del manufacturing, di tutto il mondo che c'è dietro per la produzione di l'industrializzazione di una vettura elettrica. Si parte normalmente 36 mesi prima di quello che viene definito il Job One, la prima macchina che entra in produzione. Nell'ambito di questi 36 mesi, dove viene definito il Comset, la parte di manufacturing interviene circa a metà di questo processo, quindi per la 500 elettrica abbiamo cominciato a lavorare sullo stabilimento all'inizio del 2019, per essere pronti a giugno del 2020 a produrre la prima vettura vendibile ai clienti. Vi ricordo che prima di arrivare alla prima vettura vendibile ai clienti di giugno del 2020, nell'arco di quasi un anno, perché le prime vetture sono uscite a settembre del 2019, vengono prodotte tra quelle che abbiamo chiamate le verifiche di processo, le vetture di preserie, vengono prodotti circa 400-405, sono stati prodotti per questo modello circa 400-450 oggetti, vetture destinate a tutte le attività di testing, dai più banali come può essere la capacità di detergere i tergicristalli sul parabrezza, arrivare ai crash test, arrivare ai durability nelle aree calde e nelle aree fredde. Quindi quando lo stabilimento si presenta al Job One ha comunque avuto più di un anno per rodare i propri processi, che questo è molto importante. Entriamo un minimo nella parte tecnica della diversità di produrre una vettura full electric rispetto a una vettura a combustione interna. Qui vedete tra parentesi, questa presentazione non è nient'altro che la raccolta di tutta una serie di chart di lavoro che io ho utilizzato nello sviluppo del progetto, quindi ho fatto il cherry picking delle chart che mi servivano per darvi un'idea di quello che accadeva. Quindi vedrete anche delle chart che sono abbastanza complesse, ma provo a tirarvi fuori i concetti principali. Quella che vedete indicata sulla sinistra con la griglia delle maglie del capannone, quindi vi dà un'idea, ognuno dei quadrettini che vedete qua dentro disegnati sono 12x12 metri, quindi sono 144 metri quadri, solo per darvi un'idea. Ognuno di quei quadrettini è già un bell'appartamento di quelli grossi. La linea si sviluppa all'interno di questo capannone, la linea qua siamo solo nella linea di montaggio e abbiamo deciso, nell'arco del periodo che vi avevo fatto vedere prima,
abbiamo deciso di riutilizzare la linea dell'Alfa Romeo Mito, che aveva cessato la produzione nel 2018, per riutilizzarla per produrre la 500 elettrica. Quindi la linea è stata oggetto di una serie di attività, dove con i pallini gialli vedete aree che sono dove è stato fatto un retooling, i sistemi di trasporto, i ganci su cui viene attaccata la macchina, sono state soltanto adattati per poter processare una vettura elettrica. Quello che vedete invece con scritto new sono aree su cui siamo dovuti intervenire in maniera pesante perché o l'impianto precedente era molto obsoleto perché arrivava dalla Mito, o perché la vettura elettrica è palesemente diversa da produrre rispetto a una vettura a combustione. All'interno dei punti rossi, sulla destra, vedete che ho messo in evidenza alcune aree di cui vi parlo un po' più nel dettaglio, che sono le aree più interessate a modifiche di tipo di processo legato a una vettura elettrica. L'area del decking vuol dire prendere la carrozzeria ed unirla a tutte le meccaniche. L'area di test dei rulli, quindi i classici rulli su cui si fa girare la macchina per evitare di andare all'esterno e vengono testati i freni. L'area di final, la linea finale dove vengono fatti tutti i controlli di impianto elettrico, tutta la parte di subassembly delle aree meccaniche che è palesemente diversa e poi tutto l'end of line dove ci sono anche qua le convergenze e tutto il resto. Quindi diciamo che nell'arco dei prossimi 10 minuti proviamo ad approfondire un po' di più questi punti qua. Assembly process della parte di meccanica. Tutta la meccanica è gestita per sottogruppi che compongono la meccanica. Vedete delle sigle che sembrano astruse, ma in realtà GRP vuol dire gruppo ruota posteriore, non abbiamo una grossa fantasia. GRA, gruppo ruota anteriore. Corner vuol dire il corner che conoscete voi, che è l'insieme della sospensione con le cose. Il ponte anteriore, il ponte posteriore, tutta la parte di meccanica. Tutti questi pezzi, tutte queste aree, sono raggruppate, anche qua vedete, ognuna di queste maglie sono di nuovo i famosi 12x12, poi la slide le ha cambiati un po', ma spero che sono quadrati anche questi, tutti questi pezzi confluiscono sul decking e l'area dove vengono messe tutte le meccaniche su un pallet per poi produrre per poter assemblarlo con la macchina. Andiamo un po' più nel dettaglio. Penso che l'avete già visto nelle parti precedenti, nelle presentazioni precedenti, però questa è la parte più corposa di una vettura elettrica. Non c'è più un motore con i pistoni, non c'è più un cambio, non c'è più un filtro aria, non c'è più un impianto di carburante, ma fondamentalmente tutta la parte di propulsione elettrica viene fatta dal punto di vista manufatturiero dall'insieme di questi tre pezzi. Si prende quello che è l'inverter, quello scatolotto che c'è sopra, si unisce alla parte di motore, quello sotto, attraverso un cradle che non è nient'altro che una struttura metallica che permette di assemblare il tutto. Sembra banale, ma la nostra storia ci aveva sempre insegnato a montare dei motori, su accoppiarli con dei cambi, con dei volani, montarli su dei telaietti che erano fatti diversamente, non baricentrici così, e quindi questo è stato uno dei grossi cambiamenti di approccio che abbiamo dovuto affrontare per poter montare queste cose. Poi vedrete nel dettaglio che cosa vuol dire. Ecco, quello che avete visto disegnato prima, qua lo vedete in fisico. Questa scatola che vedete attaccata a questo annullatore di gravità pesa alcune decine di chili e deve essere accoppiata al motore senza rovinare i contatti che saranno i contatti di potenza che fanno passare l'energia dall'inverter al motore. Per cui è necessario assolutamente utilizzare dei partner che si avvicinano alla parte del motore con dei movimenti in asse, quindi assolutamente sempre a reticolo. Quindi una parte abbastanza di attenzione in questa fase. Abbiamo predisposto degli agugioni sufficientemente lunghi da andare ad impegnare l'accoppiamento prima che i contatti molto delicati venissero impegnati, quindi tutta un'attività che non avevamo nel nostro background e che abbiamo dovuto crearci attraverso tutte quelle vetture che abbiamo prodotto inizialmente.
Ho voluto evidenziare anche il dettaglio di queste due mani di questa persona che avvita poi manualmente un connettore. Tutti i cavi che portano potenza per legge sono evidenziati perché sono arancioni e sono tutti connettori con sistemi di sicurezza che devi essere più che certo di ingaggiarli nella maniera corretta perché un connettore che non è andato perfettamente a fondo potrebbe dare un problema poi di non solo di mancato funzionamento ma anche di sicurezza. Quindi la parte di training per i singoli operai che dovevano lavorare su queste attività per noi nuove, perché non avevamo mai pensato di far passare delle potenze così importanti su dei cavi e su connettori così importanti è stato fondamentale. Esistono dei corsi specifici sia per quello che riguarda la parte di manualità sia per quello che riguarda la sicurezza, perché mentre sappiamo benissimo che è meglio girare a larga con un accendino, con una sigaretta quando uno ha una perdita di benzina su una macchina, quando ci fossero dei problemi con la corrente elettrica è più infingarla, quindi bisogna essere anche molto bene in grado a gestire la sicurezza dei processi di assemblaggio di una macchina che poi a un certo punto viene messa sotto tensione, perché da un certo momento in poi viene collegata la batteria e la macchina è sotto tensione. La batteria. Questa è la batteria della 500, è un oggetto che pesa 310 kg circa, è grosso come tutto il pianale della vettura, ce ne sta uno per contenitore, ho voluto mettervi in evidenza questo dettaglio, viene gestita tutto attraverso dei sistemi di sollevamento per metterli su un pallet, perché questo oggetto, quando viene fissata la macchina con una sequenza, la scocca della vettura, con una sequenza prestabilita arriva ad avere da chiudere a coppia più di 30 fissaggi lungo tutto il suo perimetro. Questa roba deve essere gestita con molta attenzione, ha un case in alluminio sopra, ha un case portante in fusione sotto ed è un oggetto decisamente impegnativo da gestire. Anche questo per noi era un oggetto nuovo su cui abbiamo dovuto imparare a conoscere e a collaudare. Vedete un bigliettino appiccicato a destra, ok DSA, vuol dire che questa batteria è pronta per essere caricata sull'impianto che poi la metterà sulla vettura ed è già stata testata dal punto di vista elettrico. Quello che vedete in questa fotografia è il pallet che sta andando verso l'accoppiamento delle meccaniche con la scocca che vedete sullo sfondo dell'immagine là dietro. Su questo enorme pallet, enorme, ha poi le dimensioni della macchina, troviamo il gruppo motopropulsore che abbiamo preparato dall'altra parte con i famosi cavi arancioni che vi parlavo prima, che abbiamo dovuto far passare attraverso il cradle, che li abbiamo uniti, che hanno i connettori che vanno alla batteria. C'è la batteria, c'è i sistemi di sospensione anteriori e posteriori e tutto questo pallet va verso la linea di decking, quindi di sotto arriva il pallet e di sopra arriva la scocca e con un sistema automatico viene montata tutta la meccanica in un colpo solo accoppiata alla scocca della vettura. Attività molto delicata, ci sono decine di avvitatori automatici coppia angolo. Basta che fallisca uno di quelli, per cui viene lanciato un allarme, poi c'è una stazione di backup successiva dove vengono riprese eventuali chiusure che non sono andate bene. L'efficienza di questi impianti supera il 99%, perché altrimenti sarebbe veramente una cosa problematica. Alla fine di questa attività viene rilasciato un ticket dall'impianto che testimonia che ogni singola chiusura è stata effettuata a regola d'arte e che quindi la vettura è in sicurezza. Quindi, a questo punto abbiamo accoppiato tutte le parti di meccanica alla scocca. Vi dicevo prima che poi la vettura viene anche messa sotto tensione. Noi eravamo abituati lungo la linea di montaggio a mettere, a seconda dei modelli, da 5 a 10 litri di benzina all'interno della vettura. Si arrivava alla fine della linea e la vettura veniva fatto il primo avviamento. E a quel punto con quella benzina si andava lungo il processo produttivo, si facevano i test necessari e si arrivava poi alla spedizione finale. Abbiamo dovuto cambiare un po' atteggiamento perché la batteria arriva
quindi nel caso della 500, ma vale un po' per tutte le altre batterie, arriva dallo stabilimento produttivo, che in questo caso è uno stabilimento Samsung situato in Ungheria, con uno status of charge che deve essere superiore al 25%. Quando entra dentro lo stabilimento, durante il suo processo di trasporto, non deve aver perso carica, perché sennò la batteria vorrebbe dire che ha dei problemi, perché per arrivare dall'Ungheria comunque in meno di 2 giorni arriva in stabilimento. Noi facciamo un test di accettazione che la batteria sia rimasta nella quantità di carica giusta. A questo punto colleghiamo, carrozziamo la batteria sulla macchina, come avete visto prima, colleghiamo la batteria a tutto l'impianto elettrico della macchina e cominciamo ad utilizzare l'energia immagazzinata nella batteria. Serve perché dobbiamo testare banalmente il nonotto termico piuttosto che i tergicristalli, tutto l'impianto elettrico, tutto l'impianto di domotica della macchina con tutte le sue interfacce uomo-macchina, e quindi si comincia a consumare energia. Poi si va ai rulli, si fanno 6 km sui rulli, alcune delle vetture vanno anche su strada, in percentuale circa il 5% delle vetture prodotte va a fare un giro in strada o sulla pista, e a questo punto noi scarichiamo la batteria. Dobbiamo quindi ricaricare tutte le batterie prima di assegnare la vettura al processo di distribuzione e riportarle a uno stato di carica superiore al 25%. Quindi sulle ship line ci sono tutta una serie di stazioni dove la macchina viene collegata, sono tutte stazioni in fast charge a 85 kW, viene collegata per circa 6-7 minuti e in automatico, quando raggiunge il 35% di carica, quindi superiore al 25%, si stacca in automatico e noi possiamo inserirla nel flusso distributivo. Lungo tutti poi i piazzali della logistica c'è un sistema di check dello stato di carica delle batterie, e in caso di vetture che per qualche necessità rimangono in maniera più prolungata su qualche piazzale, si può intervenire e ricaricare con delle strutture anche, fatemi dire, carrellabili, di arrivare a caricare la macchina. L'obiettivo è di dare ai dealer le macchine sempre con uno status of charge maggiore del 15%, inferiore al 25%, per non entrare comunque all'interno di problemi anche di trasportabilità delle vetture. Tutte le vetture che eventualmente dovessero subire dei voli aerei devono avere uno stato di carica inferiore al 25%. Fino ad arrivare al punto in cui al cliente finale la vettura viene consegnata con il 100% di carica. Questo ha costretto a rivedere all'interno dello stabilimento tutte le logiche di distribuzione della potenza, perché abbiamo dovuto installare all'interno dello stabilimento numerose colonnine di ricarica che, a seconda dei luoghi e a seconda degli utilizzi, vanno da 7 kW ai 22 kW fino ai 50 kW, o gli 85 kW di fast charge che abbiamo messo successivamente. Inizialmente avevamo previsto solo i 50 kW. Questo ci ha costretti a fare una cabina elettrica completamente nuova e distribuire potenze elettriche importanti. Quindi anche qua siamo passati dalla pipeline che portava il gasolio, la benzina, la turina, siamo passati ad impianti elettrici importanti. Tutte queste cose su uno stabilimento hanno impatti importanti. Come vi dicevo, sia dal punto di vista della cultura dello stabilimento, sia dal punto di vista degli investimenti e delle tipologie di interventi che è necessario fare. Mirafiori era nata facendo la 500, la Topolino, ha fatto la 500 degli anni 60, è passata attraverso anche vetture più competitive come le vetture competizione dell'Abart, e adesso lo stabilimento di Mirafiori sta cavalcando la rivoluzione elettrica, che con la 500 è una delle prime che stiamo facendo. Non è una novità, saranno molti altri modelli che arriveranno nei nostri stabilimenti. La 500 è stata per noi comunque la apripista su cui ci siamo fatti le ossa. Ad oggi abbiamo già prodotto e assegnato, cioè distribuito alla rete di distribuzione della supply chain, più di 30.000 macchine. E l'obiettivo è arrivare quasi a 100.000 macchine entro la fine dell'anno. Quindi è una bella sfida.
Questo è quello che ci tenevo a mostrarvi. Penso di essere stato nei tempi e sono a disposizione di qualsiasi vostro dubbio o chiarimento di cui avete bisogno. Se ci sono domande potete tranquillamente usare la chat pubblica come abbiamo fatto per la scorsa sessione di Q&A. Il signor Olino sarà a disposizione per eventuali chiarimenti. C'è una domanda. Un ragazzo chiede come avviene il processo di smaltimento delle batterie. Noi non smaltiamo batterie. Noi montiamo le batterie che ci arrivano. Noi abbiamo dovuto smaltire soltanto le batterie delle 450 macchine che vi descrivevo prima, che sono quelle che abbiamo utilizzato come test. È stata creata una struttura apposta all'interno di Fiat, di FCA, che adesso sta diventando Stellantis, per tutta l'attività di second life delle batterie. Per cui, fondamentalmente, le batterie si dividono in due categorie, quelle che escono da un processo produttivo, come il nostro. Una batteria che è danneggiata in maniera importante perché un carrellista ha sbagliato e invece di inforcare il contenitore ha inforcato la batteria, ha danneggiato in maniera importante la batteria. A quel punto la batteria viene messa subito in sicurezza, immergendola dentro delle vasche di liquido per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento e viene smaltita attraverso delle aziende specializzate. Questa è una batteria danneggiata. Se invece una batteria è stata solo usata per stare in Svezia tutto l'inverno e fare tutti dei cicli, la vettura ha finito il suo ciclo, l'abbiamo smontata, le smontiamo, le mettiamo dentro delle semplici casse di legno e le affidiamo a delle ditte specializzate che recuperano i materiali. Ad oggi si stanno recuperando fondamentalmente le materie prime. Nel futuro si potrebbero riutilizzare le batterie per fare degli accumulatori industriali, degli accumulatori domestici. C'è tutta un'attività che si sta sviluppando. Questo però, ripeto, in stabilimento abbiamo fatto più di 30.000 macchine, ringraziando il cielo non abbiamo ancora danneggiato una batteria e non abbiamo avuto necessità di scartare batterie. Quindi è un processo molto stabile. Grazie mille. Una seconda domanda, chiedono che impatto ha avuto l'elettrificazione sul progetto globale del telaio della 500 che era già in produzione? Non è questa 500 qua, non era in produzione. La macchina, la 500 elettrica che avete visto nelle immagini, che vedete circolare adesso, non ha praticamente nessun pezzo della 500 sorella più vecchia che gira, quella della combustione interna. Abbiamo recuperato il parabrezza e la capote della convertibile. Tutto il resto della macchina è completamente nuovo, quindi anche l'autotelaio non ha più il tunnel, ma è piatto perché ospita la batteria. Ha una rigetta torsionale completamente diversa dall'altra perché fa sandwich con la batteria. Non ha più lo spazio per il serbatoio, non ha più lo spazio per i tubi combustibile. La charge port è molto simile a quello che è un bocchettone carburante, ma è comunque disegnato diversamente. Non per ultimo, la macchina è 5 cm più lunga, 3 cm più larga e un paio di centimetri più alta rispetto a un'altra 500, quindi non è bastato mettergli l'aria compressa dietro e gonfiarla, abbiamo dovuto rifarla completamente. Lo shape e lo stile sono molto simili, però è un'altra macchina. Dal punto di vista tecnico è un'altra macchina. Grazie. Ci può fare qualche esempio di lean manufacturing applicato a questa linea di montaggio? Allora, è una linea che è in grado di produrre 200 vetture a turno, quindi una linea ad automazione importante,
ma non particolarmente spinta, perché normalmente i processi produttivi vengono misurati in job per hour. Linee molto più importanti arrivano anche a essere linee da 50-60 job per hour. La linea della 500 è una vettura da circa 25 job per hour. Quindi il livello di automazione è un compromesso tra la manualità e gli investimenti necessari per fare una vettura di questo tipo. Noi abbiamo privilegiato con sistemi automatici e sistemi di gestione, soprattutto per quello che riguarda la qualità e l'ergonomia. Classici esempi di lean production sono che tutti i sistemi più importanti, quali le batterie, i motori e tutto, arrivano tutti just in sequence sulla linea e non abbiamo praticamente nessun tipo di accumulo. La traceability delle vetture segue tutti i concetti dell'Industry 4.0, quindi viene tutto a più livelli caricato su dei sistemi e dei server che poi ci permettono di immagazzinare le informazioni e di gestirle per tutto il ciclo vita della vettura. Abbiamo utilizzato in alcuni casi dove l'attività di ripetitività del lavoro era particolarmente gravoso, abbiamo utilizzato anche alcuni cobot, quindi robot collaborativi sulla linea. Per esempio c'è un sistema di robot collaborativo che avvita i parafanghi in lastratura, perché era molto disergonomico andare a mettersi di sotto ad avvitare questi parafanghi. Abbiamo utilizzato dei cobot nella zona dei montaggi delle porte, perché c'erano delle attività importanti di incollaggio del nylon che c'è all'interno della porta. Quindi ne abbiamo utilizzati alcuni, ma come vi dicevo prima, non ci siamo spinti molto, perché non è un processo così spinto. Grazie. Un altro ragazzo chiede: quanto dura in media un ciclo di una batteria? Si possono sostituire nelle vetture o si deve cambiare auto? La batteria viene garantita per 8 anni o per 100.000 chilometri, quindi sono garantito per il numero di cicli di ricarica necessari per arrivare a fare questo percorso. In questo periodo la batteria, come tutti noi sappiamo perché lo viviamo sui nostri cellulari, ha una curva di decadimento, quindi la sua capacità di mantenere l'immagazzinamento della vernice decade via via nel tempo. All'interno di questo periodo che vi ho citato prima, noi dobbiamo garantire che comunque l'80% dell'efficienza della batteria venga mantenuto. Quindi una batteria che da nuova fa 100, dopo 8 anni deve fare almeno 80. Non ho capito la seconda parte della domanda, questa era quanto può durare sì, una batteria. Se si può sostituire all'interno delle vetture, oppure una volta ultimato il ciclo vita, poi va no, a prendere un'altra volta. Assolutamente, la batteria, come vi ho fatto vedere prima, ha un case suo specifico. Questo case, quando la macchina viene sollevata su un ponte, esiste in aftermarket un'attrezzatura specifica per poterla sostituire, e in meno di mezz'ora si tira giù la batteria e si può montare un'altra batteria. La batteria è collegata al resto della vettura attraverso dei connettori di potenza, dei connettori di segnale e delle tubazioni di raffreddamento. Ma il tutto è fatto per essere sostituito in maniera agevole. D'accordo, grazie. Poi avremo l'ultima domanda, in realtà, che è del professore che è intervenuto prima, e chiede: buonasera, grazie per la presentazione. Potrebbe dirci la differenza di peso dalla Fiat 500e rispetto ai modelli precedenti? E se la vettura elettrica è più semplice rispetto alla vettura convenzionale, eccetto per la parte di sicurezza legata alla tensione, ovviamente. Allora, la vettura elettrica pesa circa 300 kg in più della vettura tradizionale, perché la vettura elettrica che abbiamo, di cui vi ho illustrato, è un po' più grande, come vi dicevo, dell'altra, è un po' più ricca, perché è una vettura di un segmento più importante, ha più contenuti, ha più payment, ha più... è più ricca come vettura, e poi comunque ha una batteria importante. La componente di motore tra l'inverter, il cradle e la parte di motore di propulsione è un po' più leggero rispetto a uno tradizionale a combustione interna, però ci portiamo dietro 310 kg di batteria.
Quindi questa è la differenza fondamentale di peso e fatta dalla batteria. Questa era la prima domanda. La seconda? Sì. La seconda è se la vettura elettrica è più semplice rispetto alla vettura convenzionale, ad eccezione per la parte legata alla sicurezza. Sì. Allora, una volta che abbiamo imparato a gestire la macchina, la vettura è più semplice. Uno, perché è monomotorizzazione, mentre invece nelle vetture a combustione normalmente ci portiamo dietro due o tre tipi di motore, due o tre tipi di cambio. Quindi già questo a livello di complexity della macchina, il fatto di avere un motore e una propulsione su una macchina già semplifica la macchina in maniera importante. La seconda cosa è che un motore elettrico, come ben sapete, ha una ripetitività e un'efficacia anche dei processi produttivi che è molto più alta ancora di un motore a combustione. Quindi la quantità di anomalie che troviamo alla fine della linea di una vettura elettrica dopo ormai 6 mesi di produzione, perché ormai di produzione piena sono 6 mesi che lavoriamo in pieno, è inferiore a una vettura a combustione dove abbiamo tante esperienze in più. I problemi importanti da gestire su una vettura elettrica, come ormai su tutte le macchine, sono legati ai software. I software delle vetture sono diventate una disgrazia per chi ci deve lavorare sopra, perché sono di una complessità oramai che una volta eravamo abituati alle radio della Blaupunkt con il più, il meno e le due autoparlanti e l'accendino, adesso le macchine sono diventate veramente complesse. L'interfaccia uomo-macchina è diventata molto più complessa, abbiamo livelli di guida autonoma 2, quindi è tutto più complicato dal punto di vista dell'elettronica. Però sapete anche voi che una volta che queste cose sono messe a punto, poi sono molto ripetitive e molto facili da gestire. Va bene, io la ringrazio per le sue spiegazioni, i suoi chiarimenti. Personalmente le ho ritenute molto interessanti, ma suppongo anche i miei colleghi e tutti gli altri spettatori. Darei la parola adesso al secondo project manager dell'evento, che è Antonio Cimino, per l'intervento conclusivo. Grazie a tutti, buona serata a tutti. Grazie a lei. Buonasera a tutti. Siamo ormai arrivati alla fine di questo incontro, anche dei Best Talks, essendo l'ultimo in programma. Vorrei ringraziare Stellantis, il professor Bojoy, per aver condiviso con noi le loro conoscenze, le loro esperienze. È stato sicuramente un momento di grande interesse per tutti noi. Un altro ringraziamento vorrei farlo al board di Best Torino, al core team, che hanno reso possibile questo evento, e per ultimo, ma ovviamente non meno importante, tutti i partecipanti che ci hanno seguito in questi Best Talks. Spero quindi che abbiate apprezzato questi momenti, e quindi ci vediamo ai prossimi eventi di Best Torino. Buonasera. Aprite le telecamere, ragazzi, facciamo una foto, dai. Stavo per dirlo io, però va bene. La foto l'abbiamo fatta, giusto per capire. Perfetto, grazie a tutti quanti. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti, vi aspettiamo nei nostri riunioni, se volete. Grazie, buona serata.